perché parto dai bizantini? I bizantini è il periodo buio di Firenze. Firenze ha la più piccola cerchia muraria della sua storia. Ed è più piccola di quella romana. Pensate che si calcola, gli storici hanno calcolato che all'interno delle mura di Firenze ci saranno stati 1.000 abitanti. Cioè, Lucca è la sede della Marca, di Tuscia, quindi erano lì in quel momento la spinta politica. Infatti, se uno segue la storia lineare, dovrebbe essere Lucca la città toscana per eccellenza, che poi, proprio perché la storia non è lineare, Lucca o la Toscana ci può anche vedere in un certo senso, perché è una terra di lunì, Lucca, Massa, anche Massa e Carrara con la Toscana hanno un po' a che vedere, la Spezia, una terra un po' strana, una terra tra mare e monti, lì è proprio tra mare e monti. In questo periodo Firenze è chiusa, è linea di confine, in una lotta cosiddetta goto-bizantina. Da una parte i bizantini, perché i bizantini, l'impero romano diceva: scusate, non c'è più l'imperatore, ma qui comando io, non è che comandate voi. Però c'è un vuoto di potere, perché Bizanzio, o meglio, quello che adesso è Istanbul, quindi è Costantinopoli, è parecchio in là, a quei tempi era ancora più in là. E vi ricordo che già nel 500 una piccola città italiana si iniziava a fermare sul mare, le piccole qui faceva atti pirateschi, le cosiddette città marinare, non erano città marinare, erano città piratesche. Prendevano la flotta, andavano, saccheggiavano e tornavano indietro. Inizia così: Genova, Pisa, Venezia e Amalfi. Ha una storia che invece in questo momento è all'apice, arriverà al 1000, poi casca. Pisa arriverà un po' più in là e poi saranno il grifone contro il leone, se si spartiranno il mare nostrum, quello che i romani chiamavano mare nostrum, che non sarà più nostro. E Venezia inizia a dettare un po' le leggi su come ci si muove sul mare, soprattutto nell'Adriatico, quindi Costantinopoli doveva arrivare. Tutt'oggi ci sono nelle nostre regioni dei nomi che rivendicano e rimandano al fattore di essere terre di controllo bizantino: Romagna, Roma, Basilicata. Ora dice una Basilicata è un po' più difficile. Romagna ci si arriva, Basilicata. Perché il nome Basileus. Basileus era uno dei nomi, degli appellativi dell'imperatore di Costantinopoli. Tant'è vero che la pianta dell'imperatore è il basilico. È una pianta nobile e viene dato proprio il nome anche dell'imperatore. Quindi quelle zone lì erano controllate, rimangono perché erano controllate direttamente da Bisanzio. Non erano più. Non erano passate a un controllo longobardo dell'invasione o goto, perché ora i longobardi sono l'ultima delle popolazioni cosiddette barbare che scendono in Italia e, se studia storia, annientano quelli precedenti. In realtà iniziano a fare, si mescolano, si creano queste cose qui. Firenze non è sicura. L'Appennino, è vicino all'Appennino, anche se non sembra, è molto vicino. In confini che voi dovete pensare che fino al 1400, fino al Concilio di Trento, quindi siamo a 1500, si battezzava una volta l'anno. I battesimi avvenivano una volta l'anno nel battistero per i cittadini, che non è altro che la pieve cittadina, e nelle pievi nel contado. Ma uno dice una volta l'anno, perché c'è il limbo, molti bambini? Perché alta mortalità senza battesimo, perché magari nasco. A maggio i battesimi si fanno prima di Pasqua, nel periodo di Pasqua, c'è un anno, e deve arrivarci un anno, in quel periodo. Poi non è detto perché Fiumi, guardate che è successo ieri, cioè mezza Toscana allagata, pensate a quei tempi lì non si riusciva ad arrivare, ma bastava dire ad esempio Sant'Andrea a Rovezzano, la nave a Rovezzano, e l'erano insieme, perché l'Arno faceva un'altra. Girava in un'altra maniera lì, era palude, non si riusciva ad andare, non erano battezzati. Quindi dobbiamo considerare anche il fattore della viabilità. E non si riusciva a prendere queste cose qua. Che cosa succede poi? Succede che dopo il periodo, diciamo, goto e goto bizantino, cioè il periodo longobardo, vado un attimino
veloci su questo periodo, perché alla fine quello grosso di Firenze inizierà dal 1000, la spinta sarà dal 1000, c'è il periodo Carolingio. Carolingio lì Firenze inizia ad essere, a crescere. Cresce come? Attraverso quello che farà la sua storia con i mercati. Perché una città dove non c'è una via di collegamento principale, la via Francigena non passa da Firenze. Non hai materie prime di alta qualità. Firenze diventa famosa per la lana, ma avete mai visto le pecore a Firenze? Dicevo, infatti, è una città inventiva. Si prendeva la lana, si portava a Firenze, si cardava, si lavorava, si rendeva il filato pregiato e si portava nelle champagne, nelle famose fiere di champagne, a vendere. Così dice, ora ci fa strano, dice, ma le scarpe vengono dall'Asia. Non è che sia tanto diverso se considerate i mezzi da allora, eh? Cioè, pensiamo che alcune si dice garbare, no? Viene dalla lana di Garbo. La lana di Garbo è una corruzione fiorentina di Al-Garb, Al-Andalus, che è un emirato che si trovava in Spagna, l'attuale Algarve. Firenze prendeva delle lane pregiate dall'Algarve e le faceva arrivare qua, per poi venderle in Francia. Considerate quel che lavoro faceva questo. E lì Algarb erano di Garbo, e venivano dall'Algarb quel tempo lì, quindi Garb, Trentino come sempre, bistecca, Vinsanto, Garbare, si sì, o rompe la ferrata, quindi Garbare, la lana di, la pregio di Garb, di Garbo, sono belle, sono pregiate, per questo motivo qua. E quindi Firenze inizia piano piano a prendere potere, inizia a essere sempre più considerata. Non solo. Evitiamo quella leggenda che c'è in Santi Apostoli, che è la chiesa costruita a Carlo Magno. Carlo Magno a Firenze non c'è mai passato. Non era niente Firenze, non era importante. Carlo Magno andava dove c'erano i suoi delegati. E il suo delegato era Lucca, il marchese. Era Lucca. E che veniva a fare Firenze? O a Pisa, perché Pisa poi si legherà tantissimo all'impero, perché gli serviva, aveva bisogno di quella cosa per vendere monete e per poter trafficare sul mare senza incorrere in saccheggi da parte degli islamici, cioè degli islam che si trovava nelle Baleari. Firenze, Pisa si lega per forza all'imperatore, cosa che poi in seguito farà sì che le altre città toscane, che anche vengono, alcune vengono definite ghibelline, che non saranno mai ghibelline, Arezzo. Alla Ghibellina Arezzo. No, ditemi quando, ma questo lo vedremo dopo. Fanno sì che diventeranno vicini al Papa, perché alla fine è una corona, anzi sono tre corone, la tiara ce n'ha tre di corone, ce n'ha una sola. E serviva perché in quel momento la Chiesa, per tanto tempo ancora, controlla le risorse primarie, cioè il mangiare, la cosiddetta decima. Un decimo del raccolto deve andare alle chiese. E delle famiglie, esempio, un confronto che iniziano a nascere, che derivano iniziano a prendere potere nell'Ottocento, quindi con Carlo Magno, nel periodo carolingio, a Firenze sono i Visconti, scusate, i Visdomini. Chi sono i Visdomini? È una corruzione di un nome, vice Dominus. Chi è il Dominus di Firenze? Il vescovo. Vice Dominus. Cosa voleva dire essere visdomini? Che quando c'era la sede vacante, quindi non c'era ancora la nomina vescovile, qualcuno doveva amministrarle quei beni lì. Ma quei beni lì si parla non della provincia di Firenze, della diocesi di Firenze, che sta prendendo e si sta allargando sempre di più a discapito di Fiesole, che arriverà nel 1125 nella lotta fra le due cose, soccomberà Fiesole, che è la città vecchia, più vecchia di Firenze. E la vittoria appunto fiorentina. I Visdomini sono una di quelle famiglie che volevano la sede vacante il più possibile perché le controllavano loro per diritto. Quindi è logico, controllo di denaro, controllo denaro, controllo economia. Dotto questo, al contrario, a Milano c'è i Visconti, vices comes, il comes che è il conte, quello che gestiva sotto l'aspetto perché veniva a Milano più vicino all'impero, quindi c'era la nomina.
del conte, c'era anche il vescovo, ma contava meno, poi c'è meno. Aspetta, scusate, ritiro quello che l'ho detto, c'era Ambrogio. Certo che diventa santo, tantomeno no, tant'è vero che ancora c'è il rito ambrosiano, scusate, rispetto a quella rito romano. Quindi non tantomeno, la diocesi di Genova dipende da Sant'Ambrogio. Anche la diocesi di Firenze in parte dipende da Sant'Ambrogio. San Zanobi dipende da Sant'Ambrogio. Ma qui ora, anche qui, parliamo del Medioevo, cosa si parla? Di Firenze, di Firenze ecclesiastica, di Firenze civile, della Firenze militare, della Firenze economica. Difficile riuscire a parlare di tutte queste cose qui in poco tempo. Qui però inizia. In questo periodo carolingio ci saranno le mura carolingie, che si tornano a ingrandire rispetto alle mura bizantine, che c'è l'unico pezzo, l'unica mura bizantina ancora visibile, cioè in realtà è l'unica mura pre-trecentesca è rimasta visibile, è la Torre della Pagliazza, quella cosa tonda in Piazza Santa Elisabetta. Quella era una torre del muro bizantino. Quindi se volete sapere dove erano le mura bizantine, lì. Se poi andate in Piazza della Santa. Piazza Santa Croce, angolo, mi ricordo se via dell'Anguillara, c'è il cardine ancora delle mura carolingie, c'è un cardine. Lì c'era l'altro cerchio di mura. Infatti lì nascono i borghi. I borghi sono quei pezzi di città che si stavano inurbando, persone che stavano inurbando, costruite fuori. Borgo La Croce, Borgo Santa Croce, Borgo Allegri e chi ha più. Quindi poi continuiamo. Dove dovete pensare che prima quelle zone lì erano fuori dalle mura. Anche la toponomastia ci aiuta a capire come si evolve Firenze. Vengono costruite delle nuove mura. Nuove mura che però tengono di fuori, che non è voluto, Battistero e Santa Reparata. Uno dice, ma scusate, ma la chiesa dovrebbe stare dentro. No. Perché non voleva il vescovo neanche dare importanza, dice io comando, comandava, ma visivamente sono fuori. Quindi in realtà la città è quella zona all'interno delle mura. In realtà era un borgo ancora. Santa Reparata in un borgo, pensarlo adesso mi fa un po' strano perché è come dire Santa Maria del Fiore è un borgo. Non è il centro di Firenze, è fuori Firenze. Perché Santa Reparata è sotto il Duomo di Firenze, più piccola. Era un motivo voluto, ma è anche importante perché lì c'era anche il Palazzo Regio in questo periodo. C'era il Palazzo Regio e soprattutto che cosa c'era? La Corte di Giustizia. Palazzo Regio, chi è che gestisce la giustizia? Il re, poi vescovi e tutto. Non so se conoscete la leggenda della colonna che c'è in Piazza San Giovanni, la colonna di San Zanobi, non so se avete presente. Fra il Battistero e il Palazzo Apostolico c'è. Palazzo Apostolico, scusate. Palazzo Cerco, qui, Palazzo Apostolico è un po' più in là, però può darci stia. C'è una colonna, lì c'era un olmo. Si dice, e rifiorì quando ci fu la traslazione di San Zanobi, si sbandarono quelli che traslavano la salma da San Lorenzo, la portavano di nuovo nella cattedrale, perché San Lorenzo in quel momento era la cattedrale. Dice, il corpo del santo toccò quest'olmo che ritornò in fioritura e tutto, tant'è vero poi venne smembrato ben bene perché era una reliquia e una parte della reliquia è all'interno del Duomo. Ma perché un olmo? Sapete Sotto perché un Roma olmo? amministravano la giustizia. L'olmo è la pianta della giustizia. E perché l'olmo è la pianta della giustizia? Come deve essere la giustizia? Come dovrebbe essere la giustizia? Dovrebbe, beh, noi diciamo sempre un aspetto Dovrebbe essere uguale per tutti. uguale per tutti, più che altro retta, diritta. E com'è l'olmo? Non è mica vero. Lo so che non è vero, non è che però è l'albero che viene considerato un albero diritto. Infatti i tribunali, c'era cioè, quello di Firenze, bene o male, si riuniva una volta a settimana o anche di più, poi dipende quando era la cosa. Però i tribunali non è che ora si va al Palazzo di Giustizia, era il giudice che si spostava. Una volta ogni 2 settimane era all'Olmatello, lì c'era un tribunale. Una volta ogni 3 settimane all'Olmo, quando vedete Olmo, Olmatello, c'era un tribunale. 90 succede, c'era un Olmo dove arrivava il giudice e sentenziava. Si sta parlando dell'Alto Medioevo, eh? Non siamo ancora passati. Erano i giudici che
si muovevano, erano i giudici che sembra stavano sicuramente proprio sotto questi alberi, perché anche l'aspetto iconografico, in questo caso dato alla natura, doveva affermare il giudizio del giudice. Non so se vi capiterà mai, se andate a Valencia, il giovedì alle ore 12, davanti alla porta di Santa Maria della Cattedrale, si riunisce il Tribunale dell'Agua, l'ultimo tribunale medievale esistente e riconosciuto dalla Costituzione. Quindi le sentenze, i orali, sentenzia oralmente, valgono per tutta la Spagna. Sì, Tribunale dell'Agua, non è che si fanno su tutto. Loro devono, semplicemente, questa è una piccola curiosità, parlare dell'acqua, del fiume, perché c'era chi la bloccava e quindi, ma lui me la blocca e non riesco a avere l'acqua, quindi c'era, e tuttora, ed è fatto da contadini, non è fatto da studiosi in materia. E infatti c'è una piccola clausola che se non si riuniranno più per non mi ricordo quante cose, perché sta andando a sparire, verrà chiusa, la Costituzione spagnola prevede l'eliminazione, però se volete vederlo ci sono otto scranni per gli otto quartieri esterni dal muro, perché sono quattro quartieri, Valencia è molto vicino, più simile a Firenze, quattro quartieri dentro le mura, otto intorno che sono i borghi che si sono evoluti, e qui c'è uno per ognuno più il cancelliere che proprio sta al cancello e urla per 3 volte, chiama denuncianti, cioè chi denuncia per il quartiere 1, quartiere Mestalla, eccetera, eccetera, eccetera. È una curiosità. Se volete, se vi tocca, se vi caso passate da Valencia, purtroppo i soldi si fa il fine settimana, quindi al venerdì, allora si fanno il giovedì alle 12, quindi io sono andato a vederlo ed è particolare, ve lo dico, ve lo garantisco, perché non lo è una cosa unica al mondo. Niente, non vi aspettate cose super fantastiche, solo gli scranni, però ne valgono la. Detto questo, iniziamo ad andare nel primo Medioevo, in un certo senso. Tutti riconoscono come Medioevo, infatti qualcuno mi ha detto il Medioevo parte al 1000. Ok, primo Medioevo, allora. Firenze, in questo momento che c'è le lotte per le investiture e contro la simonia, inizia una lotta contro la simonia che si poi concluderà nel 1122 con il Concordato di Worms. Il Papa e l'imperatore si mettono d'accordo. Firenze è un punto saldo perché intanto è divenuta dal 1101 sede del Marchesato, si è spostata a Lucca e quindi ora conta anche sotto l'aspetto imperiale in un certo senso, sebbene l'imperatore tanto sta in Germania, quindi io tanto mi leggo più ai Papa, infatti in questo periodo Firenze è il primo Papa fiorentino, Vittorio II, se non mi ricordo male, non controllo perché sì, Vittorio II. E soprattutto, questo a breve, nascerà una congregazione di monaci che contro Pietro Mezzabarba nel 1068 c'era Linnaeus Abbadia VII, cioè la prova del fuoco, un'ordalia dove il campione della rettitudine contro la simonia, quindi dei monaci vallombrosani, sfiderà il campione, perché non è che si va, anche se si accuso lui, vai, prendo te, non è che va lui, lui sceglie il suo campione, io scelgo il mio campione, poi se muoia loro, io e lui non ci si fa nulla, perché devono passare dentro un fuoco, e quello che non brucerà vuol dire che Dio lo riconosce come giusto, avevano ragione loro, questa è l'ordalia, che è uno dei canoni che vengono dall'aspetto dei Longobardi, non tanto al diritto romano, il diritto romano nessuno passa nel fuoco. E se è questo Giovanni Gualberto, Vallombrosani nascono, Vallombrosani che iniziano a circondare la città. Una badia la mettono nel centro di Firenze, calma, poi entrano in un periodo Vallombrosani, badia già nasce prima. Badia a Settimo, per controllare da una parte, Badia a Ripoli, controlla dall'altra parte, e il vescovo è in mezzo. Infatti poi la lotta contro la simonia andrà avanti e la lotta della simonia, se non sapete cos'è, la compravendita delle cariche ecclesiastiche, che è una cosa normalissima, cioè nel senso, fino al Concilio di Trento il prete è un mestiere e passa di padre in figlio, eh. Cioè, una cosa
quello che ad esempio ora vi dirò una cosa un po' forte per alcuni, però una cosa un po' a quei tempi lì c'è la separazione dei poteri e dei poteri, degli ordini religiosi fra ordini regolari che seguono una regola, i monaci, i frati, e ordine secolare, i preti, i cardinali, poi possono essere eletti anche cardinali. Gli ordini regolari hanno promessa, che è una cosa differente. Infatti uno è celibe, che non vuol dire, l'altro fa voto di castità. Sono due cose differenti. Uno mi sposo, o non faccio altro, va bene? E quindi passavano queste cose, ma la Chiesa sta cercando di non far sposare più. Avevano la moglie i preti. Cercano di non avere più nulla per cercare di controllare le ricchezze, perché poi passavano per via testamentaria, quindi uscivano dai beni della Chiesa, i beni del prete. Passavano alla moglie, o meglio al figlio. Quindi si cerca di evitare questa cosa qua. E quindi iniziano le lotte appunto di simonia e concubinato, che andranno avanti. Insieme a questo c'è la lotta per le investiture. Che cosa vuol dire? Che l'imperatore dice: no, sono io che nomino chi comanda nelle città. E il Papa dice: no, aspetta, mettiamoci d'accordo, io nomino chi comanda le città. Perché i vescovi, quando cade l'impero romano, non lasciano le città, rimangono a governare. Amministrare la giustizia, e prima dovevano fare gli emissari regi, i conti, i marchesi, i semplici emissari proprio, e non ci sono. E questo si arroga, dicono i vescovi, ma noi ci siamo rimasti, quindi siamo noi che continueremo a fare questa cosa. È un po' poi che quello lì, la lotta sarà, porterà perché fare politica se dovete fare religione a parte vescovo, perché noi ci si era, voi siete andati via. Tant'è vero che il titolo di città adesso è il decreto del Presidente della Repubblica. Fiesole è città perché c'è il vescovo. Ci sono tre diversi. Nel Medioevo si riconosce: il borgo è un insieme di case, il castello è un insieme di case con le mura, Monteriggioni. Non pensate ai castelli Walt Disney. Quella è una cosa. Noi siamo un'altra cosa. L'Italia è sempre particolare. E poi c'è le città, che sono dei castelli con il vescovo, per semplificare. Colle Valdezza diventerà città nel 1500 quando gli arriva il vescovo. Prima non era città, era castello. Semplice, molto semplice, molto più facile di noi, perché adesso c'è il numero di abitanti, tot di economia. Comunque si va avanti e c'è il famoso, nel 1084 c'è il famoso episodio di Canossa, Enrico IV, che va a dire a Gregorio VII, e nel frattempo aveva fatto una piccola cosa, si chiama Dictatus Pape, l'infallibilità del Papa nelle materie religiose e altri 24 canoni. E lì c'è il momento più alto di tutti della lotta, che finisce come? Mettendosi d'accordo. Finisce sempre con un accordo: io nomino i vescovi in Italia, te nomini i vescovi in Germania, ma il Papa dice devono avere la mia approvazione. E ce l'hanno, perché tanto chi è che Papa che va in Germania? C'è Papi che vanno in Germania. Come ho detto, si allargano ancora di più le mura, e dopo quella Carolingia, queste mura qua, ora vola tutto, queste mura qua includeranno Battistero e, mettiamole qua, Battistero e Santa Reparata entreranno finalmente nelle mura. E nel frattempo Firenze inizia a essere Firenze. Ovviamente tutti stavano lottando per le investiture e tutto. I mercanti fiorentini continuavano a avere soldi. Soldi, in realtà, sapete chi sono i primi mercanti fiorentini? I primi mercanti fiorentini sono i nobili, l'aristocrazia, non i nobili, ho già sbagliato, scusate, l'aristocrazia del contado che si inurba. I Buondelmonte, che ne so, ora. Ne sono così tanti, adesso mi viene una famiglia. Donati. Donati ancora no, Donati ancora presto, cioè ci sono ma non hanno quel potere, gli Adimari, i Visconti sono già dentro, gli Albizzi anche troppo presto, troppo troppo presto, loro vanno nel 1400, iniziano a avere potere. E loro portano le risorse, cioè sono proprietari terrieri, hanno
risorse e lavorano più che altro sul baratto e iniziano a barattare ricche frumenti che in eccesso, comprano lane e le smerciano e inizia a esserci il primo mercante, cioè mercato di Firenze. Firenze inizia a muoversi su questa cosa qua e vedono che per fare ancora più soldi cosa fanno? Bisogna mettersi insieme, dobbiamo iniziare ad avere una linea politica unica, quindi fanno comune. Il comune nasce, il comune è e rimane quell'insieme di famiglie aristocratiche, non dico nobili perché la nobiltà si ottiene attraverso l'imperatore riconosce un titolo, non ci hanno nessun titolo. Anche quelli che dicono i conti da Gangalandi, Villani lo scrive, questi sono dei poveracci che vogliono riconoscersi una cosa che non hanno, ma non sono conti. E infatti prendono i nomi da dove vengono. Buondelmonti vengono dall'Impruneta, a Montebuoni si chiama, il castello principale è a Montebuoni, Buondelmonti. Gli unici che hanno un titolo riconosciuto sono i Conti Guidi che controllavano tutta la Toscana. Sono loro hanno un titolo riconosciuto, quello di Conte, di Homes. I conti poi si dividono quelli da Battifolle, in quelli di Coppi, in quelli. Cioè, ci sono vari tipi di famiglie che si. E in questo periodo Firenze, che aveva delle piccole case di Laddarno, con l'unico, inizia a esserci un nuovo borgo, inizia a esserci l'Oltrarno. Il Ponte Vecchio, che viene fatto in quel punto perché è il punto dove è più stretto l'Arno, tuttora, se andate a vedere, il punto più stretto dell'Arno è Ponte Vecchio. E viene fatto, quindi è il primo ponte. Si inizia a pensare a costruire il secondo, il terzo e il quarto ponte. Questo ora vi sono andato molto in là perché si va fino al 1200 inoltrato, però sono i quattro ponti storici. Ponte alle Grazie, Ponte Vecchio, Ponte Santa Trinita e poi ora, come era chiamata all'inizio, non me lo ricordo mai. Rubaconte. Che era il podestà che ha dato il via alla costruzione del ponte. Questi si mettono insieme, fanno comune e nominano qualcuno per governarli. Chi si nomina? Il podestà. Il podestà è una figura esterna dalla città. È un altro aristocratico che viene da Milano, Piazza Gualfredotto, non so se conoscete, Piazza Gualfredotto a Milano. Chi era? Un podestà. Da Milano. Però non doveva essere di fiera, perché non doveva avere accordi con le famiglie, perché lui stava lì e portava la sua famiglia, non la moglie. La famiglia era fatta dai notai, dagli avvocati e dai birri, dagli sbirri, dai verrovieri, come li volete chiamare, la polizia, perché doveva fare funzioni di polizia. Poi non le faceva perché, o meglio, te poverino, sì, vieni dentro, vieni, poi va a prendere lui, di che fa parte? Degli animali. Posto sì, grazie, arrivederci. Cioè, non ci si metteva a determinati conto perché bisognava capire un po' le forze che avevano in campo le persone. In una società vis-à-vis che rimarrà per tutto il 400, il 500 inoltrato, cioè ci si conosce tutti, si sapeva contro chi si stava andando, Quindi Firenze inizia appunto a crescere. E bisogna iniziare a mettere anche il borgo d'Oltrarno in sicurezza, perché il borgo d'Oltrarno lavora le lane, le sta iniziando a lavorare. Ed ora Firenze inizia a essere affatta di strada, Ora Firenze è un punto di riferimento europeo. Firenze inizia a essere grandina, è più grande di Roma con gli abitanti del 1670, e Roma non è niente. Milano è più piccola. Parigi rimane più grande di Firenze in Italia. C'è una corona, c'è la corona d'Europa, non è che c'è una corona, perché anche l'imperatore aveva un vasto impero, è vero, come Parigi, anche il re si muoveva, doveva fare la sua, come ho detto, fino al 1300 non c'era la Francia, l'imperatore ancora di più aveva dei problemi nel mantenere la calma, anche Carlo Magno, si dice Carlo Magno stava alla Aquisgrana, era una città preferita, ma si doveva muovere di continuo per le varie rivolte, le varie sollevazioni di conti che volevano prendere terreno. Poi vedremo, forse mi ricordo dopo, vedo una piccola curiosità su uno stato, come nasce uno stato. Si arriva a Firenze nel 1200. Indovinate che bisogna fare nel 1200? Bisogna costruire ancora mura. Siamo sopra i 30.000 abitanti,
nel 500 1000 abitanti, nell'inizio del 1200 30.000. È una cosa, per noi dice sì, no, è una cosa enorme, crescere così tanto in quel periodo lì. Considerate che le malattie ci sono, che ora se noi ci sia il Covid, lì non c'era ancora la peste, c'erano altre malattie, ma falciavano. Cioè, su 14 bambini nati in età adulta, se andava bene una famiglia ne aveva 4. Se andava bene. Sono grossi numeri, diciamo, che fanno abbastanza paura in questo periodo. In questo periodo che si è detto che nasce Firenze ed è governata a comune, arrivano nuove persone dentro, ma non soltanto povera. L'area delle città rende liberi, si diceva una delle, la storiografia, ma non portano dentro soltanto i vecchi, come si dice, le vecchie casate, arrivano nuove casate, si devono entrare anche questi dentro, e quindi si allarga un po' il potere. Non è che ci faccia piacere di allargare il potere, perché quello si divideva in 10, bisogna dividerlo in 15. Allora, la storia dell'umanità, se si studiasse un po' di storia, ho detto una volata. Se ci si ricordasse della storia, forse si vivrebbe meglio, ma tanto non se la ricorda neanche gli storici, quindi non vi preoccupate di ricordarvela voi. Però siamo all'inizio del 1200. All'inizio del 1200 voi siete qua per la parte guelfa. Nasce una cosa unica, perché come ho detto arrivano nuove persone dentro, però portano divisione. 1216 ammazzano una persona, un buon del Monti, e lì nasce la divisione, quella che viene chiamata Guelfi e Ghibellini. Premessa: chi sono i Guelfi? Loro, noi, va bene, sono i Ghibellini, loro. È già qui, è già un buon gioco, però è una divisione, intanto, sicuramente. Ma chi sono i Guelfi? Chi erano le famiglie Guelfe? Secondo, cioè, con Guelfi, quando si va a scuola, Guelfi chi sono? Quella parte del Papa. I Ghibellini? La parte dell'imperatore. Dell'imperatore. E qui è già, ed è una semplificazione bellissima, inutile, ma bellissima. È inutile, perché non è così. C'è chi vi dice che c'è il castello di Guelf di Wibling, i tedeschi ci sono. Ma tutte e due le famiglie concorrevano a diventare imperatori. Perché una deve essere filo imperiale e l'altra filo papale se tutte e due diventavano imperatori? Infatti, se voi prendete un manuale tedesco di storia medievale, Guelf e Wibling, e poi c'è Guelf e Ghibellinen, loro non ce l'hanno legato alle famiglie, quindi già quella lì è un'invenzione italiana e la leviamo. La seconda invenzione è che i Guelfi sono degli animali che esistono in natura, si sono definiti Guelfi filopapali perché il Papa è vicino e mi serve le decime, mi serve prendere i Ghibellini, sono i fili imperiali, no, sono quelli che non sono Guelfi, più semplice. Io non sono per il Papa, ma non sono nel gruppo dei Guelfi. Allora sei Ghibellino. Sì, per loro sì. Cioè i Guelfi, come tutti gli animali, per esistere in natura devono avere l'antagonista. E i Guelfi se lo creano. Si creano i Ghibellini. Che è un modo che quello che a Venezia faranno con la serata del Maggior Consiglio. Loro non creano la divisione. Chi è dentro è dentro e comanderà la città nel 1400. Chi è fuori non può più chiedere di entrare. Basta, siamo già troppi. Voi rimanete, tanto non potete entrare nella città. Loro lo dividono così. Firenze decide che queste lotte fratricide interne, che c'erano a Milano, c'erano a Bologna, c'erano ovunque nelle città comunali, a Genova, i Doria contro i Grimaldi a Genova, i Della Torre contro i Visconti a Milano, lì c'erano i partiti, e c'erano i Doriani, scusate, ma non c'entra niente la squadra, contro i Grimaldi, un'altra città. I Torreschi o i Della Torre contro i Viscontei a Milano, che poi i Viscontei diventeranno coloro che diventeranno conti, che davvero inizieranno a arrivare fino a Scarperia, perché poi ci sarà la lotta con
scarperia sarà un baluardo che reggerà dall'entrata Viscontea Sforzesca, perché poi Sforza sposa l'ultima discendente di Visconti e prende il titolo. A Firenze non c'è una famiglia così grossa che guida tutte le altre e si alleano, cioè due famiglie grosse e si alleano tutte quelle, e per questo vengono creati Guelfi e Ghibellini. Senza una famiglia, da una parte c'è i Buondelmonti, che sono i Donati, e sono loro che guideranno la fazione Guelfa, guideranno tanto, poi ci divertiremo quando arriveremo nel 1300 con Corso Donati, che persona carina, affabile, un po' violenta, ma carina. E qui in questo momento Firenze raggiunge l'apice. Nonostante le divisioni, cambia il ciglio da bianco diventa rosso, alternarsi perché fino al 1268 Guelfi vengono buttati fuori dalla città, poi rientrano e vengono buttati fuori i Ghibellini, che si alterna, si butta fuori la fazione politica opposta, non si va tanto per il sottile, si leva tutto. Alla fine Ghibellini, che in quel momento quelli che vengono chiamati Ghibellini, e lì noi diciamo che siamo file imperiali perché si alleano con il più grande imperatore forse di tutti i tempi, l'unico che rimane in Italia, Federico II, nasce a Iesi, però si tenerà sempre per una leggenda, l'astrologo gli ha detto: stai lontano dalla città del fiore. E nonostante abbia fatto il castello più a nord che ha costruito, è quello di Prato, è fatto a Federico II, sotto volere di Federico II, non si avvicina mai a Firenze perché ha paura di questa leggenda. Infatti morirà in una città del fiore, Florentinum, che è l'attuale Torre Maggiore o Torre Annunziata, che adesso è cambiato il nome. Morirà lì, non lo sapeva, arriva e ci rimane secco. Lui che unisce la casa di Altavilla, quindi il sud Italia, con l'imperatore, con gli Svevi. Muore lui nel 1250, i successori non sono all'altezza di questa figura qui, e nasce la parte guelfa nel 1266, la vittoria di Benevento, la cavalleria fiorentina, i Guelfi fiorentini, quello stemma lì che verrà donato proprio in quell'occasione dal Papa per riconoscere il grande valore. Dare uno stemma a un Papa è difficile dire, è qualcosa di importante. Fiorentini aggiungano il giglietto che vedete sopra, lo aggiungono i fiorentini perché non possono usare proprio lo stemma papale, deve essere un pochino, devono riconoscersi, e hanno questa cosa qua fino al 1268 viene sconfitto forse il ghibellino che più di tutti ama Firenze, in un certo senso, perché nella dieta di Empoli la proteggerà, che è Farinata degli Uberti, la famiglia che più di tutti ghibellina, viene considerata più ghibellina di tutte. Quella che aveva il castello di Altofonte, che è Piazza dei Giudici, Via De Neri, era un castello inespugnabile, si dice non si sarebbe mai preso quel castello lì, si parla di castelli, quindi uno dice ma il castello non è quello, pensate quella cosa lì proprio europea all'interno della città, un maschio lì dentro, il maschio Angioinoc, sarebbe il castello italiano dentro la città, uno lì, quello era imprendibile, controllava anche il fiume, era sul fiume. Si dice per un tradimento furono scacciati gli Uberti. Ma lui protesse Firenze perché nella sconfitta di Firenze di pochi anni prima, la dieta di Empoli successiva, la dieta dei Ghibellini disse: radiamola al suolo, così riusciamo a risolvere il problema. E lui disse: no, è sempre la mia città. E poi Firenze continuerà. Firenze nel frattempo inizia a avere mine espansioniste sul territorio circostante. Nel 1206 c'è Altofonte, che ora non c'è più, Barberino, Spianata, quello Fiorentini, sì, questa è pericolosa, Spianata, tant'è vero, fatta dai conti Alberti di Catenaia, quello dove c'è Borgo Santa Croce, c'è lo stemma, dove c'è, come si chiama il bar Le Colonnine, dove c'è il bar Le Colonnine, quello lì era la zona dove si erano inurbati gli Alberti. Tant'è vero che gli abitanti di Altofonte, che non erano Firenze, però dicevano: Firenze fatti là, Altofonte si fa città. Cioè stavano concordando di avere un vescovo. A quel punto è difficile spianare una città. Firenze non è stata spianata, che nonostante il 1115 abbia sconfitto. Tant'è vero che
Nel 1115 le famiglie importanti di Fiesole vengono inurbate e si dice che l'unione del bianco e del rosso fia allo stemma comunale. Ma non lasciate perdere il comune attuale, non c'entra niente. Bianco e rosso, lo stemma di Firenze era rosso con giglio bianco, lo stemma di Fiesole era bianco con la mezzaluna, vengono uniti e bianco e rosso dallo stemma comunale di tutte le famiglie insieme. Il problema che nasce adesso è che c'è un altro gruppo che si inizia a far vedere. Quindi ci nascono nuove faide, nuove vendette, ma vendette che vi posso garantire, perché io sono lavorato sulla vendetta, che tuttora alcune volte vengono portate in tribunale anche cause di vicinato, di vicini, non so, per cavolate, anche di gente graffia la macchina, è tutta roba che già esisteva. Soltanto lì si ammazzavano, si tagliavano la testa, avevano catapulte in cima alle torri per distruggere le case altrui, niente di... era un pochino più... ma diciamo che quando mi dicono te conosci il Medioevo, tu devi vivere nel Medioevo, per me non sono nato, perché io duravo 5 minuti nel Medioevo, perché pestavo il piede a uno ed ero secco io, ma proprio secco, cioè giri l'angolo e ti fai scusi, ma finito, arrivederci. Quindi no, veramente era una società molto violenta, non sto scherzando, la metto un po' a ridere, ma è una società violenta, tant'è vero che nel calendario di maggio nel 1300 Ricoverino dei Cerchi, uno lo guarda male, si dice, stavano ballando, per quindi le feste, non si può girare armati durante le feste di calendario di maggio, gli taglia il naso e lì riparte un'altra faida, perché naturalmente intanto il comune, o meglio il potere politico, pubblico, si sa che più faide ci sono, meno si riesce a governare e soprattutto meno si riesce a commerciare, quindi cerca di mettere insieme. Ma il problema è questo, che sebbene noi, faccio una domanda, di diritto noi siamo più romano, ora qui, siamo più romano o più barbaro? Romano. In realtà è un mix. O meglio, poi ormai si va verso quell'aspetto romano, ma in realtà siamo un mix, perché la vendetta nel mondo romano non è prevista, nel mondo classico, sto parlando del mondo romano classico, fermi tutti, se no qui ora sbaglio io, giustamente stavo sbagliando, ma la vendetta è riconosciuta nei Longobardi, nei Barbari, i Barbari riconoscono la vendetta, e tant'è vero nel 1300 la vendetta viene regolamentata, semplicemente, cioè io uccido tuo fratello, ok, mi può uccidere il babbo, il fratello, cioè determinate parentele, posso uccidere me o determinate parentele, non si può più uccidere al di fuori di queste cose qui, perché sennò partite, fate partire un'altra faida ancora, e non si può più avere vendetta se la controparte accettate i soldi della controparte. In realtà cosa si faceva? Sì, li accetto, e poi si ripartiva, e ripartiva la faida, e vabbè, e per l'aspetto politico, poi in realtà per loro non era mai chiusa, però funzionava così, ed è, sono lotte di condominio, 90 su 100 sono lotte dovute a vicinanza. I Cerchi e Donati, se andate ora, andate a vedere Piazzetta Donati a Firenze, perché è l'ultimo caso dove si può entrare veramente bene, a via del Corso, davanti alla chiesa c'è un arco dalla parte opposta, entrate, c'è la Piazzetta Donati, ed è lì, entrate in un castello, il castello di Donati, vedete come erano i castelli, forse quello lì è l'unica cosa che vi rende veramente bene l'idea dei castelli e delle torri. Ora le torri purtroppo Firenze le ha perse, ma e tutti dicono San Gimignano, la New York del Medioevo, Firenze ne aveva più di 200 e Bologna più di 250, San Gimignano ne aveva un centinaio. Prima di dire che lui era la New York del Medioevo, guardiamo una delle città quelle più grosse. Succede che però nel 1200 ci sono nuove persone che vogliono i soldi, cioè che i soldi ce li hanno, vogliono il potere ora, e si chiamano, sono i mercanti, quei poveracci che non hanno aristocrazia, ma piano piano col commercio sono diventati lo stessa potenza degli aristocratici, però non hanno potere perché nel comune non possono entrare, quindi loro fanno, loro da dove vengono? Loro vengono dal basso, dal popolo, e quindi fanno il popolo, con la P maiuscola, non con la P minuscola, e anche loro si danno uno stemma, la croce rossa, in campo la croce di Cristo, la croce di Cristo, di San Giorgio, poi ci sono varie, per Genova non divide la croce di Cristo, anche se è uguale, è la croce di San Giorgio, anche l'Inghilterra,
non è di Cristo, è di San Giorgio. E loro si mettono lì e combattono con le stesse, hanno le stesse forze, hanno le stesse ricchezze, alcune di quegli altri, e non voglia far entrare. Poi però il mondo va avanti come sempre, non guarda nessuno, va avanti per la sua strada e non c'è più la compravendita, il baratto, io ho le terre, faccio i soldi perché ti do il grano. E ora si fa i soldi col commercio, con la banca, nasce la banca, nasce la valuta, nasce il fiorino nel 1252. Ma prima di arrivare al fiorino, ormai i soldi si facevano vendendo e comprando. Si fanno i soldi, come si può dire, commerciando lane, beni e tutto. Poi c'ho fame, compro da mangiare, che gente, c'avevo anch'io gli appezzamenti di terra e tutto, ma non si faceva più i soldi come prima con la terra. Quindi io ce l'ho i soldi, però non sono riconosciuto di antico lignaggio, mentre quegli altri io non riesco più a commerciare, perché io sono abituato a una vecchia economia basata sulla terra. Quindi cosa devo fare? Alcuni fanno matrimonio. Da una parte ho bisogno del titolo, dall'altra ho bisogno dei soldi. Naturalmente le casate come i Visconti, i Donati, vi stavo dicendo, che avevano il titolo e i soldi, questi qui li vedono male. I bardi che arriveranno, che sono mercanti i bardi, che arriveranno a Firenze, stanno andando contro i Buon del Monte, sono dei mercanti, non siete altri dei mercanti, anche perché voi non avete le case di Quadarno, siete inoltrarno, quindi contate ancora meno. Anche la disposizione della casa sarà importante. I medici all'inizio non sono in San Lorenzo, sono da tutt'altra parte, sono sempre di Quadarno, ma in più periferici. Nel 1300, nella mia tesi, sono rimasto strano, ho trovato i medici ancora lontani da Cosimo, cioè, o meglio, stava nascendo Cosimo e tutto. E quindi iniziano a esserci delle lotte vere e proprie, perché anche il popolo si costituisce con un podestà, ma non si chiama podestà, si chiama capitano del popolo, che ha gli stessi diritti. Ma da dove viene questo capitano del popolo? Sempre da fuori. Viene sempre da fuori, non è mai di Firenze. Ma da chi lo prendono? Da che famiglia lo prendono? Da quelle aristocratiche, però. Però fuori, perché alla fine è da una vita che fanno quel mestiere lì. E lì c'è queste lotte qua. E queste lotte qua continuano ad andare avanti in una Firenze che è un potere assoluto. Inizia il fiorino, fino alla nascita dell'euro, è il nome che ha la moneta olandese, ungherese, se non sbaglio bulgara, una dei due ha ungherese. Ungherese. Si chiama fiorino. Non è, diceva, fiorino con l'Olanda, fiorino con... Fiorino era... Il fiorino era più del dollaro attuale o del dollaro del secolo scorso, era molto più importante, era una moneta che, nonostante non sia la prima città che fa una batte moneta d'oro, è una moneta sicura. San Giovanni non vuole inganni, perché la moneta è sicura, è quello, il peso è quello. E infatti nasce Firenze, si evolve nell'economia e fa i fiorini di suggello. I fiorini di suggello sono tot fiorini messi in una borsa chiusa e c'era la cata, messo di piombo. Un sigillo della zecca fiorentina non doveva essere toccato. Lì dentro quel valore lì era questo. Se si rompeva, se si sciupava, aveva perso il valore, quella cosa lì non valeva più quello lì. I fiorini di suggello erano una moneta di conto, certo. La moneta di conto in realtà era la lira. Perché sapete che il sistema introdotto a Carlo Magno si basava su lire, soldi e denari. Ok? I soldi e denari erano monete, le lire erano monete di conto, non esisteva. Cioè, dici le lire, fino a che non arrivano le lire italiane, che allora lì ci sono le lire. Ma prima non esisteva nel Medioevo, cioè non è che vi troverete un soldo con lira. Le lire erano solo monete di conto. 240 denari facevano una lira, 12 soldi facevano una lira, che è lo stesso base che usa ancora l'Inghilterra per le sterline. Firenze diventa una potenza numero uno, ma sapete che potenza è? È una potenza che non ha sala d'attesa nelle grandi monarchie. I Peruzzi, i Bardi, non è che di solito si fa sala d'attesa, cioè il re che dice, come ora, se uno va dal Papa, non è che dice il Papa, oh, apri, ciao Francesco, come va? Lo dico io quando vieni, allora ti dico io. Se loro entravano, no, ma io sto parlando, se lui esce ora parli con me.
è la loro fortuna, perché vuol dire che controllo tutti i soldi di una determinata regione, che è la Francia, ad esempio. Ma è la loro sfortuna, perché la guerra dei 100 anni fa diventare i re insolventi, e quindi i banchi chiudono. Peruzzi, Bardi, che sono le grandi famiglie, non sono i Medici, le grandi famiglie ancora, chiudono perché o chi si era indebitato con il re d'Inghilterra, o chi si era indebitato con il re di Francia, o chi si era indebitato con il duca di Borgogna, hanno fatto una guerra e i soldi non ce l'avevano, se non te li venivano a chiedere. Se c'ho soldi non vado a pagare interessi. Non ce l'avevano. Quindi finché a un certo punto li dava, poi a un certo punto i re gli hanno detto: ah, a proposito delle decime, siccome voi non riuscite a darmi i soldi, le decime le ripiglio io. Sì, ma te mi devi. Non ce l'ho, che mi fai? Che li fai? Nulla, chiudi banca. Chiudi il banco. In questo periodo, però, Firenze continua a cercarsi un proprio territorio, inizia a fare state territoriali e inizia le lotte con Siena. E le lotte si fanno comprando con Pistoia e Prato. Onestamente, la lotta ci stava poco. Pistoia, soprattutto, quanto costate? Ok, perfetto, voi siete nostri. Pistoia è andato così, ve la semplifico, però è così. Ad Arezzo finirà in questa maniera qua, ma ci sono i tarlati che danno una grande mano a Firenze per poter acquistare Arezzo, che poi si ribellerà e poi chiederà l'aiuto di nuovo. Città che c'è, famosa per Campaldino. La lotta fra Firenze e Arezzo è famosa per Campaldino. I Guelfi fiorentini contro i Ghibellini aretini, guidati da un vescovo. Sono Guelfi anche loro, soltanto bisogna riconoscere, non hanno gli aretini. Purtroppo la città di Arezzo non riesce a entrare nel giro delle decime, di riuscire a fare i mercanti, a entrare nelle decime del papato e controllare il papato, perché Siena e Firenze state tranquilli e teniamo fuori i più possibili, tutti, i più possibili, ci siamo già noi, siamo già abbastanza. Infatti i papi alternavano a essere a usare le decime fiorentini e senesi. Infatti la lotta tra Firenze e Siena, anche Siena, Ghibellina, ma era banchiere del papa, anche i senesi, quindi in realtà Firenze era la Guelfa per eccellenza, cioè i Guelfi nascono a Firenze, si evolvono a Bologna, grazie all'università, perché anche i Guelfi hanno bisogno di un'università e si accoglieranno allo studio all'Alma Mater bolognese. E Arezzo, invece Siena, rimane fuori. Nel frattempo Pisa, che ha perso tantissimo potere perché ormai l'impero è lontano e non c'è più in Italia, non viene mai in Italia, gli imperatori vengono per prendere la corona, poi sono una gamba levata perché hanno già abbastanza problemi in Germania che non se ne vogliono occupare. Però è la corona d'Italia, la corona di Germania che rendono imperatori, nessun'altra corona. Quindi Firenze inizia a entrare nelle lotte, nella fine del 1200. Una lotta con Siena, poi la lotta con Siena sarà più tarda, con Arezzo nel 1289, ma inizia le lotte con Pisa e soprattutto con Lucca. E con Lucca nel 1300 la vede buia, perché Castruccio Castracani degli Antelminelli, vicario imperiale in Italia, quindi ha i soldi direttamente all'imperatore, e arriva alle mura di Firenze. Cioè Firenze non arriva proprio alle mura perché lui due assedi ha subito grossi, quello di Enrico VII via Campo d'Arrigo, l'imperatore Enrico VII mette la base, e l'altro è quello del 1500, quello famoso, ormai reso più famoso di tutti grazie al calcio storico fiorentino e al corteo storico della Repubblica Fiorentina. Riesce a non avere assedi Firenze perché gestisce soldi, e anche contro i lucchesi comprava mercenari. Comprava mercenari, gli dava soldi, venivano sconfitti e i lucchesi, in questo caso, yuppi, ci si fa. Altri mercenari, ma come non sarà? Finché c'era mercenari, Firenze, in un certo senso. Il problema è che il sistema economico cittadino finisce, è in crisi. È in crisi profonda, e la classe politica, che sono sempre i soliti, cosa fanno? Fanno una cosa che è successa, cos'è, 2011? Sì, nel 2011 in Italia si dà il potere a una persona esterna, Monti Governo tecnico. è un governo, vi ho detto governo tecnico perché è uno che non fa parte della politica, giusto? Almeno fino a quel tempo lì era preso da fuori. Perché? Perché la classe politica non aveva risposte alle domande della popolazione. Stessa cosa. Loro chiamano per la terza volta un signore all'esterno, però questa volta, rispetto alle due signorie precedenti, che erano i due re di Napoli, Roberto d'Angiò e prima ancora Carlo
Carlo d'Angiò, che ci sono gli stemmi, questi due stemmi li trovate sul Palazzo Vecchio, quelli con i gigli, praticamente quelli i gigli di Francia, perché sono la casa, il ramo cadetto dei gigli dei re di Francia, che il secondo genito viene re di Sicilia, re di Napoli e poi re di Sicilia. Fanno signorie, mentre politicamente chi governava si rimette un attimino in sesto, cerca le soluzioni, cerca un attimino. Però è questo terzo politico, si chiama Gualtieri di Brienne, quello dicevo, con cui sono laureato io. Sono 11 mesi di bellissima, cioè delle cose che non potete immaginare cosa succede in quegli 11 mesi. Arriva a Firenze e dice: ora comando io. No, aspetta, no, guarda, ti sei dato la signoria per 6 mesi, stai calmo, cioè nel senso, poi. E lui però è un abile politico, perché lui voleva fare quello gli esti stavano già facendo a Ferrara, creare una signoria, che poi arriverà la proto signoria Medicea, perché anche Lorenzo dei Medici non è signore di Firenze de facto, de jure no, è una proto signoria, cioè loro, Cosimo, i Medici mettevano le loro figure nei collegi che avevano bisogno e loro muovevano le cose per i Medici, ma non sono mandati a non sono mai stati signori di Firenze. I signori di Firenze sono l'altro ramo, quello del fratello di Cosimo il Vecchio, il padre e il padre. Loro diventano signori di Firenze, diventano duchi di Firenze e poi granduchi di Toscana. E cosa fanno praticamente? Lui è arrivato qui, intanto fa la pace con Castruccio Castracani, cioè Castruccio, scusate, con i lucchesi, dice: guardate, ci sono le nostre beghe, troppe beghe, quanto volete, state calmi. E Lucca si ferma. Nel frattempo lui inizia a prendere potere in città. E cosa fa? Ci sono tre classi in città principali: il comune, che vengono chiamati magnati, il popolo, il piccolo popolo, i poveracci. E allora cosa fa? Con i magnati gli fa: ragazzi, non vi preoccupate, divento signore io, poi vi ridò il potere a voi, ritornate a governare Firenze come avete fatto. E ci stai. Al popolo gli dice: siete debitori? Allora voi siete tutti i debiti, ve li cancello. E il popolino crea le potenze festeggianti, che sono delle piccole 76, arrivano fino a 76 piccoli agglomerati territoriali che fanno le feste. Panem, e si è dato ai magnati e ai popolani, e Circense, si dà il popolino. Poveracci. Potenze festeggianti che portano Città Rossa, l'imperatore di Città Rossa, il re il re del canto alla mela, cioè tutti titoli nobiliari che Firenze non ha mai avuto, fino a che non arriveranno nell'età Medici, della signoria Medicea. E lui riesce a un certo punto a sollevare il popolo. Fanno una radunata in piazza Santa Croce dove i priori dicono: va bene, ringraziamo Gualtieri di Brienne, però gli diamo la signoria, comunichiamo e gli daremo la signoria per una città, per un anno invece che per 6 mesi. E questo invece fa la sollevazione popolare, avvisa a furor di popolo. I priori hanno paura perché in quel momento Brienne aveva fatto arrivare i suoi armati dentro la piazza, mentre tutti gli altri erano senza, e in più si era messo d'accordo con un'arte tranquilla, non una delle maggiori ma una delle mediane, l'arte dei beccai, dei macellai, che viaggiava sempre con falcioni, perché loro devono macellare e gli serve, però il falcione non era sempre, era per macellare, non si sa cosa, ma era per macellare. No, non sto scherzando, lo metto a sorridere, ma è così. E quindi a quel punto gli danno la signoria a vita, e lì inizia il disastro di Firenze, perché non mantiene le promesse e lui vuole creare una signoria. Tutti i soldi che in camera vengono spediti, lui era conte di Lecce e duca di Atene, così ipotetico, perché Atene era sotto il controllo bizantino, o meglio, c'aveva altri problemi, però era conte di Lecce, quindi i soldi li mandava nella sua contea, perché lui era un suddito del re di Sicilia, e i soldi sparivano. È un po' oggi, un po' domani, ha scoperto due o tre o anche quattro sollevazioni, l'ha scoperte facendo ammazzare anche i Medici. I Medici iniziano qui, i primi Medici, e vengono insieme agli Albizzi, anche gli Albizzi vengono fatti fuori. Poi alla fine non ce la fa più, perché veramente la sollevazione che inizia il 26 luglio di Sant'Anna, tanto è vero che tuttora si festeggia Sant'Anna,
inizia la sollevazione. Tutti dicono: ah, Gualtieri viene la leggenda. Dice che è scappato dalla porticina di Palazzo Vecchio che c'è in via della Ninna. Non è scappato, ve lo posso garantire. Se leggete le fonti scritte, dicono un'altra cosa. Però serviva perché noi l'abbiamo fatto. Perché dicono che è scappata a gambe levate il 26 e tu? Perché uno, il 26 torna comodo perché Sant'Anna è la madre di Maria. E seconda cosa, ma vuoi vedere? Ma vedete come siamo fighi noi fiorentini e si fa scappare la gente? Ma quanto siamo bravi! Noi si fa scappare la gente, quando non ci va bene, occhio perché. No. 26 fino al 3 agosto regge chiuso in palazzo, poi le sue guardie dicono: ascolta, qui non ci sa più mangiare perché la circondava. L'arte dei beccai la mi ha lasciato. I soldati gli fanno: ciao grande, ci si vede la prossima volta, e vanno via e lui dice, firma la resa, dice ok, io mi arrendo, ma soprattutto non potevano far cacciare Gualtieri Birienne perché i priori gli avevano dato la signoria a vita. Quindi se lui fosse uscito, scappato, poteva allearsi con tutte le altre potenze che davano ragione a Gualtieri e gli avrebbero fatto potuto prendere un esercito per tornare a Firenze e rimetterlo sul potere, perché era suo, dato dalla città. Quindi cosa fanno? Sì, no, vabbè, troviamo l'accordo. Esce da quella porticina lì, che è porticina costruita proprio da Gualtieri Birienne per far entrare le spie. In realtà quella lì serviva per far entrare le spie, per sapere gli umori del popolo, perché pagava popolani e pagava magnate, non è che li lisciava tutti senza nulla, qualcuno li serviva per sapere. Viene portato fuori da Simone di Abbattifolle, che è un guidi di Abbattifolle vicino Arezzo, viene preso, accompagnato dai soldati senesi. Arrivato fuori a Poppi, fuori dal territorio fiorentino, firma la resa, la rinuncia alla signoria a vita e lì ritorna a Firenze a essere governato dai priori. Ed è un periodo brutto, però finisce il 6 di agosto, non il 26 luglio. Dura cioè, sono momenti nelle pochissime cronache che abbiamo perché quel periodo lì Firenze ha una grande cosa: scrive tutto. Cioè, tutti sanno leggere, scrivere e fare di conto, dice Villani. Vuol dire che hai un archivio immenso, è l'archivio più grande, se lasciamo perdere l'archivio di Stato che continua ad avere conferimenti di Roma, quello na nazionale, non quello, l'archivio di Stato di Roma. Ha più di 40 km di documenti, perché tutti. Quel periodo lì, suicida damnatio memoriae, è bruciato tutto, viene bruciato tutto, tranne due documenti. Uno sono le paci fatte perché servivano, perché si erano appena pacificate grandi famiglie, sennò qui c'è scritto nulla, si ricomincia da capo, fermi tutti, boni, perché si viene da un periodo. E un altro sono delle piccole leggi che servivano per chi tornava. Infatti il nuovo governo è formato da il vescovo, meglio, quasi, ormai quasi diciamo cardinale, sette magnati e sette popolani, 14 persone, il popolino fuori. E questo porterà poi a breve alla cosiddetta insurrezione dei cardatori di lana. I Ciompi, forse i Ciompi viene meglio, che creeranno per la vo prima volta tre arti, anche loro si riconosceranno in delle arti e la fanno vedere brutta. Michele di Lando poi alla fine c'è chi dice si è venduto, no? Si è venduto, sei passato al potere perché hai sentito in certo senso quello che viene detto anche al Movimento 5 Stelle, no? Ormai siete lì, la poltrona, prima due mandati, ora c'è il mandato zero, c'è anche lì Michele di Lando, ormai sei diventato come loro. Quindi lì si perde ed è il momento in cui c'è la divisione interna e i grandi magnati popolani riaspianano tutto e inizia il governo delle arti. Governo delle arti, mercanti, le sette arti maggiori, guidata dall'arte di Kalimala, l'ode dei mercanti, l'arte della seta, l'arte della lana, l'arte medici speciali e l'arte dei giudici e notai. L'arte dei giudici e notai, che nonostante non sia, che erano le sette arti maggiori, sono quelle di intelletto, in realtà non ci vanno i cardatori della lana, quelli che battono la lama, quelli che danno in capitale. Le altre diventano, non ci sono più le sette mediane, le sette minori, ma diventano 14 minori, anche perché la prima delle mediane erano quelle dei beccai, e ci sa ricorrenza, ci sa ricordanza di qualche cosa che tornava tanto, quindi diventi minore anche, e anche te sei diventata meno importante. Cosa succede in questo periodo qua? In questo periodo qua Firenze ormai è uno stato territoriale, in Toscana ormai rimangono poche, cioè all'inizio per espandersi ci sono dei problemi con Poggibonsi e San Gimignano, che sono due città. Cosa fanno? Cercano
di Arcelia, una volta con Siena, una volta con Firenze, per mantenersi liberi e indipendenti nelle loro decisioni. Ormai non ce la fanno più. Quindi Firenze ormai è un bello stato territoriale e inizia a esserci l'espansione di Pisa nell'entroterra. Tanto è vero, se, non so se ci avete fatto caso, quanto nell'entroterra entra la provincia di Pisa tuttora? Cioè, Fucecchio era Pisa, era, ora Fucecchio è l'ultimo comune, Fucecchio è l'ultimo comune del Fiorentino. Dicevo, era Pisa, infatti ho detto, usato il tempo di era pisana. San Miniato era Firenze. San Miniato era Firenze, invece sono invertite le due cose. San Miniato al tedesco e ora è diocesi di San Miniato. Quindi, è vero che è città, San Miniato al tedesco per Federico II, il tedesco era Federico II. E quindi inizia la lotta con Pisa. Lotta con Pisa per uno stato territoriale. Lucca ormai, da quando gli Antelminelli non sono più nessuno, si è ormai ricavato la sua nicchia. Arezzo non conta più nulla, perché poi c'è Siena e sta chiudendo la strada verso il mare, perché se vive poi c'è un'economia ormai rimasta rurale. Pisa inizia a fare gli ultimi canti anche lei, perché la potenza di Firenze è i soldi, continua a essere i soldi, i nuovi mercanti e più che altro il priorato delle arti. Le arti ormai non c'è più la divisione, la fazione fra aristocratici e popolani, magnati e popolani c'era prima. Ormai si lavora tutti col mercante, quindi siamo tutti insieme, si inizia a pensare all'espansione, ci sono le fazioni, perché vedremo poi gli Albizi contro i Medici, contro gli Albizi, perché gli Albizi non vogliono far entrare i Medici all'interno del potere che avevano loro, perché siamo sempre lì, si divide il potere, quindi i beni pubblici bisogna dividerli con una persona più, non si vuole. Firenze ormai nel fine XIV secolo non pensa più neanche all'economia basata dello scambio, ormai è un'economia proprio monetaria, un'economia basata sugli interessi. Infatti Firenze avrà scomuniche anche perché gli interessi non si guadagna sul tempo, perché il tempo appartiene a Dio e quindi non si può fare interessi una cosa che non hai, punto. Poi in realtà si fa anche noi della Chiesa, ma vi preoccupate, queste sono cose differenti e non sono cose che ci interessano più di tanto. Si va in un momento in cui Firenze, cosa mi ero dimenticato, scusate, subisce anche un'alluvione nel 1333. L'alluvione più grande di Firenze non è quella del 1966, è quella del 1333, perché era più bassa Firenze di com'è ora. E si riprende l'anno, faceva il buono e il cattivo tempo, l'anno si riprende quello che è suo, e dopo questa grande alluvione del 1333 cosa succede? Ci siamo ripresi, bordo la peste. Firenze in quel momento lì, lo sapete quanti abitanti contava più o meno? Avete un'idea di quanti abitanti contava Firenze nella metà del XIV secolo? 100.000. Sui 100.000 abitanti, seconda città d'Europa, se non si considera Costantinopoli non la considera, dopo Parigi. Roma ne aveva 35.000. Si costruiscono le nuove mura, quelle arnolfiane, le ultime cerchie di mura. Avete presente zona Porta al Prato? Si chiama il Prato perché lì è rimasto prato, perché la peste non ha fatto costruire, si era costruito per un aspetto urbanistico di crescita regolare. Rimane il Prato e Firenze va a 40.000 abitanti con la peste, da 100.000. Quindi zone che rimarranno per sempre, fino a che Firenze non diventa capitale, è campi. Zona il Prato rimane campo, rimane Prato, che viene usato per le truppe, per fare addestramento delle truppe. Firenze quindi subisce, cioè le mura sono veramente grandi, cioè ora si pensa alle mura di Roma, le Aureliane, ma dell'imperatore Aureliano non ha bisogno di ricostruire, quindi pensate voi quanto era piccola Roma. Firenze continua a 6-7 cerchi di mura, ritorna indietro, poi il via della peste, la prima peste, poi c'è la famosa peste di, cioè come quella che sappiamo noi, c'è la seconda ondata. La seconda ondata è del 1356, viene chiamata la peste dei bambini, perché quelli che sono riusciti a vivere ormai c'hanno, e i bambini vengono fatti fuori, quelli nati fra il 48 e il 56, perché non hanno subito la prima ondata di peste, quindi Firenze rimane proprio
Firenze, in realtà l'Europa intera rimane demograficamente azzerata per degli anni, non si riesce, e considerare il tasso di natalità che era, ora vabbè, ora si fa ridere in confronto a quei tempi là. E Firenze c'ha un altro piccolo aspetto che è particolare in questi anni qui: come mai tanti geni sono a Firenze o intorno a Firenze, perché è lì che Firenze ha la... cioè se prima avevano i geni nel mercato, nel senso nei mercanti, perché anche quelli potevano essere genio nell'aspetto economico, ora c'era nell'arte, nelle scienze, quello che vi stavo dicendo prima, nella lingua. La cosa brutta che si studia a scuola è Dante. Dante si studia quella Divina Commedia, che è forse bella. Non so se siete stati alla lezione di Dante, che sei stata sabato scorso. Sabato scorso. Ma Dante è bello per altre cose, perché Dante lì fa l'aspetto divino, aulico, però tanto un papa è all'inferno. Però è l'aspetto divino. Ma che ne so, alla Vita Nova, cioè, perché Dante si pensa, il divin poeta, ma Dante ha fatto la classifica delle donne più belle di Firenze. Ricordo i sonetti di Dante, si fa "vorrei che tu, l'acqua e io fossimo presi come per incantamento e portati in un vasel con Monna Lagia, Monna Vanna e quel e colè che sta in sullo 9", cioè sul nono posto della classifica di bellezza. Chi è che stava sul nono posto della classifica? Via. Dai, lo so, era che vi vergogni. Era Beatrice, perché era la nonna più bella di Firenze. Non sapete perché la nonna più bella di Firenze? Cioè, scusa, balla di una donna, scusate, mi permetto. Fa la classifica, sei la più bella di tutte, gli va a dire tu sei la nona. Ora, se tu glielo fai in viso, minimo ti piglia a schiaffi. Se ti va bene. Perché è la nona, però? Perché cos'è? Il numero perfetto, E il numero perfetto per il numero perfetto? 3x3. Quindi lei è la nona. Metti Ausilia, ha messa meglio, Si è salvato in calcio d'angolo. Calcio d'angolo a volo. No, però la spiegazione è perché è il numero perfetto per il numero perfetto. E detto questo, ormai Firenze è in discesa. In questo momento la parte guelfa, che nel periodo del 1200, al periodo della peste, bene o male controllava gli ordinamenti, controllava di tutto, inizia a perdere potenza perché si va sul mercante, e quelle famiglie aristocratiche che dicevo prima, che erano membri della parte guelfa, non fanno entrare quelli nuovi, ma che entrano al potere, a quel punto la parte guelfa perde una potenza, inizia ad essere una magistratura un pochino meno forte, rimane in politica fino al XVI secolo. Il XVI secolo controlla il territorio, controlla i ponti, controlla le viabilità, controlla la natura in un certo senso, perché i ponti vuol dire pulire dalle bacce le strade, vuol dire non farli crollare, non fare Genova, vuol dire queste cose qua, ed è una funzione molto importante nonostante non sia più un aspetto politico. Volevo concludo, perché mi sa che mi sono allungato anche troppo, vi chiedo scusa. Faccio velocissimamente il XV secolo, l'inizio del XVI. Nel XV secolo Firenze è sempre molto forte anche in Francia, tant'è vero che essere fiorentini viene chiamato, credo in francese si chiama Florentin, era un dispregiativo, perché i fiorentini erano quelli che tuttora, se noi guardiamo le celebrazioni del comune di Firenze, ce n'è una al mese almeno, una al mese una festa c'è, gennaio c'è il Capodanno, c'è il 6 gennaio, e a febbraio c'è l'Elettrice Palatina, a marzo c'è il Capodanno fiorentino il 25 marzo, c'è la Pasqua, c'era Calendi Maggio, la festa di Grillo a maggio, poi il mese Mariano, poi c'è a giugno c'è il calcio storico, a luglio c'è Sant'Anna, ad agosto c'è San Lorenzo, uno dei patroni di Firenze, a ottobre c'è Santa Riparata, la patrona di Firenze, a settembre c'è la Rificolona, cioè, e i fiorentini erano quelli che sgozzovigliavano per i francesi, però più che altro era un aspetto che controllava il re. Realtà. Però è vero, vi ho portato una piccola cosa per farvi vedere che Firenze era. Ora lo so che c'è il grazie. Una piccola visione di questa è Piazza di Santa Croce durante una festa, una giostra, che è su un cassone
nuziale, ve lo posso, ora ve lo faccio passare. Questa è sempre Santa Croce, ve la faccio, la metto così, poi ve la faccio passare. In un'altra festa, come vedete, i calciatori, c'era il loro pubblico, anche qui ci sono i bambini. Da questa parte qua vedete Santa Croce con San Ludovico, che è il patrono della parte guelfa, ed è di qua. Ve la faccio passare, la porto a passare a te, grazie mille. Grazie. E mi raccomando, distanza un metro, un cinghiale e mezzo, quindi mi raccomando, un cinghiale e mezzo. Allora, basta la lunga. Era bellissimo vedere come Firenze era e come Firenze è adesso. E niente, nel 14esimo secolo ormai c'è il popolo grasso che ha preso il potere, ed entrano i Medici, iniziano le lotte fra Albizzi Medici, Strozzi, che ormai sono le famiglie che si conoscono tutti, Albizzi Medici, Strozzi, che sono quelli che si contendono, e nasce una nuova forma di palazzo, il palazzo rinascimentale. Mentre il palazzo medievale, per la società molto 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 violenta, mi sono dimenticato qualche molto, facevano le torri. Se voi andate in guardate delle torri, quella che si vede bene è in piazza San Martino, davanti alla Casa dei Dante, c'è la torre lì. Se voi guardate, dice la porta è al primo piano, la porta di Grasa è al primo piano, ed era messa delle cose, erano messe delle scale di legno, perché se eri inseguito o buttavi giù le scale di legno eri sicuro. E poi c'era da torre a torre, c'erano i ponti, che in caso di cambiato, se si cambiava alleanza, si buttavano giù. Infatti si dice ora rompi i ponti. Perfetto, erano questi ponti qui, venivano rotti e non si parlava più con la persona, con il vicino di casa. Serviva per andare da una parte all'altra città senza scendere in strada, che potevi essere ucciso. Non sto scherzando. Nel 400 ormai invece gli Strozzi, i Medici, gli Albizzi fanno il palazzo per, non più per verticale, ma per orizzontale. E infatti il palazzo Strozzi, si vede bene, viene smantellato un quartiere per costruire il loro palazzo. Tant'è vero, poi ci sono i Pitti che vogliono fare i più grandi, sono i più grandi, perché il mio palazzo contiene all'interno Palazzo Strozzi e le mie finestre sono grandi quanto il paltone di Palazzo Medici. Peccato, porta fino a soldi, però è così. Nel frattempo Firenze, vabbè, c'è l'esperienza di Cosimo de' Medici, che lui nasce dal basso, un uomo fatto da sé, in un certo senso, la famiglia, e inizia e sapeva di politica, sapeva come muovere gli interessi, e soprattutto grazie alle alleanze metteva persone all'interno del consiglio una volta tornato dall'esilio. Prima ne subisce un po', perché gli Albizzi, in maniera un po' troppo sfrontata, dicono questa cosa contro i Medici, e a un certo punto gli sarà rivoltata contro. Infatti i Medici tornano grazie all'utilizzo degli umori del popolo. Continuare a finanziare il popolo, cosa gli Albizzi non facevano, fa sì che ti riportano in città, mi dai soldi, mi fai star bene, mi riporti in città. Quindi non è tanto piacevole questa cosa qui. I Medici diventano potenti grazie a Cosimo, ed è il periodo in cui avranno cardinali di nomina, due papi, nel giro di 7 anni, tra la morte dell'uno e la nomina dell'altro. Nel mezzo c'è Adriano VI d'Utrecht, che, vi do una piccola curiosità, è l'ultimo papa non italiano prima di Giovanni Paolo II, 1513, se mi ricordo male, comunque, quegli anni lì, quindi fino a Giovanni Paolo II sono tutti italiani. Gli Albizzi purtroppo subiranno l'ira poi dei Medici, o meglio, di chi mandano i Medici a fargli fare l'ira, però. E soprattutto arriverà questa figura che qualcuno ha detto come un grande personaggio, che è Lorenzo dei Medici, che però non è né un grande mecenate, perché i grandi mecenati sono i loro amici che finanziano gli artisti di quel periodo lì, né un grande politico, perché dovrà consegnarsi al re di Napoli per non far sì che Firenze non venga invasa, è un grande diplomatico, quello sì. La differenza grossa è che lui è nato nella bambagia, a lui era già tutto dovuto, mentre suo nonno se dovuto fare da solo e quindi sa come parlare col popolo, lui era già Lorenzo, lui nasce Lorenzo dei Medici. Poi c'è Agnelli.
come ora anche ora gli Elkan rispetto agli Agnelli è la stessa cosa, cioè anche se Gianni Agnelli era ancora il nonno. Che aveva fatto, quindi però c'è chi nasce e sa fa politica e infatti poi ci sarà l'aspetto, l'altra dinastia, la dinastia di Cosimo de' Medici, che viene considerato il più grande duca, anche Francesco e suo figlio e Ferdinando sono dei buoni medici amministrativamente parlando, e però anche lì oligarchia, ci sarà la congiura dei pazzi, congiura dei pazzi che conosciamo tutti, non mi voglio soffermare se non su una piccola cosa. Sapete qual è stata la più grande trovata di Lorenzo de' Medici? Perché lui non sapeva chi erano i mandanti. Ha usato la cosa che oggi si utilizza molto, la stampa. Ha fatto pubblicare un libello con scritto che c'erano della certa gente, facendo finta di sapere chi erano, che non sapeva quello che faceva e ce l'aveva con la sua famiglia. Se non che subito partigiani della fazione opposta del vescovo di Pisa e tutto, non è vero che questa, e fece nomi e lo pubblicò anche lui. Grazie. Tant'è vero che Bandini, che c'è una raffigurazione, se andate a cercare Bandini, la lira di Lorenzo de' Medici per la morte di Giuliano, che si dice era meglio di Lorenzo, che non interessava molto la cosa pubblica ma era più intelligente di Lorenzo, era più vispo di Lorenzo e tutto, la sua vendetta arriva fino a Istanbul, perché è amico Lorenzo del sultano di Costantinopoli, gli fa avere Bandini, lo rimanda impacchettato con i vestiti all'orientale, lo rimandano a Firenze, viene preso, impiccato e buttato di sotto dalle finestre. Semplice, c'è un disegno di Leonardo molto carino che si vede, cioè carino nel senso perché vedi dove vestì all'orientale e tutto, cioè è una fotografia dell'epoca. Lì, come molto bellina, non so se avete mai visto la lista della spesa di Michelangelo che fa al suo servo, per due pani, c'è scritto, e gli fa il disegno dei due pani accanto, cioè, perché non sapeva leggere e quindi doveva, con le figure, sapeva cosa doveva andare a comprare. Bellissimo, sono cose, alcune volte ci si pensa così. E nulla, finisco velocemente, sapete che a Firenze poi ci sarà l'esperienza di Savonarola, con il fallo delle vanità, che purtroppo farà perdere molto anche prestigio a Firenze a livello internazionale, a favore degli Este, che continuano a diffondere cultura, e dei Gonzaga di Mantova. Lì Firenze ormai ha perso, non è più la Firenze del Medioevo, ma la Firenze rinascimentale è una città come un'altra, un po' per la demografia che abbiamo visto della peste, un po' perché non ha avuto più quelle grandi geni di mercanti che hanno saputo far nascere e crescere una città a livello internazionale. C'è l'esperienza del ritorno dei Medici, della cacciata e dell'assedio, e se vi interessa, vi lascio su con questa cosa qui, il libro migliore sull'assedio di Firenze, molto bello, è questo qua, l'assedio di Firenze 1529-1530 di Alessandro Monti, se vi interessa questo, vi lascio questa ultima notizia, diciamo questo è l'ultimo libro, non vi porto a dire l'assedio di Firenze, penso lo conosciate tutti, quindi mi volevo fermare qua, vi volevo ringraziare, però se intanto prima di ringraziarvi avete domande, curiosità, questi ve li lascio qui e ve li potete fare una foto, scrivere, questi li lascio qui, tanto non è che scappo. Domande? Riccardo Mugellini. Allora, io ho qua.